Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla carriera di WWE 2K19. Allora, andiamo direttamente alla settimana successiva. Vi ricordo che nell'episodio precedente della settimana scorsa avevamo vinto il titolo intercontinentale di The Miz e avevamo, Kurt Angle ci aveva detto di andare a scegliere se tenere il titolo intercontinentale o la nostra cintura che avevamo creato appunto per quella settimana, diciamo. Abbiamo scelto di conservare il titolo intercontinentale. Adesso vediamo cosa succede. Appunto, abbiamo solo il titolo intercontinentale. Stasera combatteremo per il titolo contro Jason Jordan. Mio padre ti ha scritto un messaggio, ma non lo rispondeva. Dice che i messaggi non fanno per lui. Che strano. Comunque, ti vuoi fare una foto con me? Sure, I guess. Is this something you perché mi chiedi questa foto? Scusami. I just thought it would be a nice memento for you to have after you. Ah, vuole una foto per avere un ricordo di quando noi abbiamo perso il titolo, ok? Te la mando appena possibile. Bello da parte tua, Jason, eh? I'm not really a texter. Bello da parte tua, cioè ti sei fatto un amico numero uno. Allora, quindi stasera combatteremo contro Jason Jordan, appunto, per il nostro titolo, il titolo intercontinentale. Vediamo adesso come andrà. Non credo che questa sia un match abbastanza importante, ma credo che succeda qualcosa durante il match. Quindi può essere che ci sia qualche invasione. Vediamo adesso come si sviluppa la situazione. Ok, andiamo a iniziare questo match, appunto, come vedete, per il titolo intercontinentale. Io penso che questo sia un match abbastanza facile sulla carta. Però ovviamente non è un qualcosa sempre da sottovalutare, visto che c'è sempre il titolo in palio. Non si può mai sapere. Sono curioso di sapere l'obiettivo. Ah, quello solo di vincere. Ok, quindi non so cosa vi farò vedere di questo match, perché appunto lo trovo un match di passaggio. Non credo che sia un match fondamentale per la storia, credo. Potrei sbagliarmi. Quindi può essere che vi faccio vedere solo qualche spezzone e basta. Vediamo come si farò vedere. He doesn't look too eager to get up, and I don't blame him. Using all his power to drive him to the mat. Ragazzi, come avete visto, abbiamo fatto una mossa abbastanza potente. Era una mossa concatenata. Chiamiamola concatenata. Perché ovviamente abbiamo fatto una mossa dove c'era diciamo l'impatto dell'avversario, ma eravamo vicino agli scalini, quindi come avete potuto vedere e sentire soprattutto, si è vista questo botto fatto anche sugli scalini. Allora ragazzi, sto cercando di finire il match, perché credo che appunto, come vi dicevo, non è un match importante. Non ci sono neanche le stelline sulla sinistra, quindi non credo che sia un match che conti molto. Possiamo farlo rialzare e gli facciamo la mossa finale, così vediamo se di poter finire il match. Spero, ovviamente non è detto. Ok, allora abbiamo vinto anche questa. Vediamo cosa succede adesso. Abbiamo mantenuto il titolo, cosa importante. Sentiamo il replay. Ok, qui dice che Jason Jordan sicuramente non vuole farsi più un selfie con noi. Ed ecco, io lo sapevo. Bray Wyatt, questo è Bray Wyatt. Lo senti questo ronzio? È il suono di migliaia di cicale che emergono dal suolo dopo anni di letargo. Proprio come tu sei emerso dall'anonimato e ti sei reso noto al resto del mondo. Come saprai però, una volta uscita dalla propria tana sotterranea, una cicala restano poche settimane di vita prima di poter essere divorata da un predatore. E lui è il nostro predatore, il divoratore dei mondi. Non avresti mai dovuto far capolino dalla tua tana, facendolo hai firmato la tua condanna a morte. Perché ora sto venendo per te.
perché adesso lui sta venendo per noi. Ok, è una situazione abbastanza creepy, vorrei dire, perché stanno sentendo cicale a non finire. Ok, vediamo cosa succede successivamente. Vediamo cosa come si sviluppa questa situazione. Quindi, in poche parole, e da come si sta vedendo adesso, andremo contro Bray Wyatt e sicuramente anche Matardi, ovviamente, perché vediamo cosa succede la settimana successiva, perché ovviamente c'è stata la stable di Bray Wyatt e Matardi anche nella realtà, quindi vediamo come si sviluppa questa situazione. Questo è il nostro caravan, chiamiamolo così. Hey, not to be weird or anything, but I've been meaning to ask you since you got to Raw. What's up with you driving this retro van everywhere? Sto dicendo perché vai ancora in giro così. I kind of lived in it when I was on the indie scene. Kind of? Okay, I definitely lived in it when times were tight. And then when I signed with WWE, I decided to fix it up. Keep it running. Interesting. And the bug logo? Oh, this used to be my dad's work van for his exterminator business. It's pretty much the last thing he gave me. I guess his way of supporting my... Vabbè, le stiamo raccontando tutta la nostra storia, perché del perché ancora stiamo vivendo lì, che cosa è stato. È stato un regalo del nostro padre, anche se all'interno, vabbè, questa non serviva tanto, anche se all'interno si sente ancora puzza di dello spray contro gli insetti. Vediamo. Adesso abbiamo un match contro Kurt Hawkins, che in WWE ha il record per quanto riguarda il numero delle sconfitte, quindi andiamo direttamente a combattere contro di lui. Ok, allora andiamo contro Kurt Hawkins, visto che vogliamo aggiungere un'altra sconfitta al suo record. Noi dobbiamo solo vincere con uno schienamento e una sottomissione. Come in questo come nel match precedente non c'è stato le stelline in alto a sinistra, quindi vi farò vedere direttamente la vittoria e basta. Neanche a farvi vedere un altro match, perché ovviamente sarà uguale a quello che abbiamo visto in precedenza contro Jason Jordan. Ok ragazzi, vediamo se ce la facciamo. Ancora gli ho fatto solo una mossa finale, una mossa speciale e una mossa finale, ma ancora il danno non l'abbiamo fatto tanto. Vediamo se riusciamo a finirlo. Potrebbe però essere. Vediamo. 1, 2 e 3. Abbiamo vinto tranquillamente il match. Adesso vediamo come si sviluppa questa situazione contro Bray Wyatt. Quindi vediamo cosa ci farà vedere. Sono molto curioso, vediamo. Allora, vabbè, qua c'è la classica vittoria. L'arbitro se ne sta uscendo dal ring. Siamo rimasti da soli. Di nuovo Bray Wyatt. It's the sound of insects buzzing all around us. Ok, qua di nuovo quel ronzio, lo senti, il suono delle migliaia di insetti che vengono intorno a noi. A differenza tua però, ognuno di essi ha uno scopo. Al tenue chiarore delle lucciole, le larve si nutrono di rifiuti e carne in decomposizione. Tu invece, tu non sei altro che un parassita. Uno sfruttatore che mangia e mangia senza mai dare niente in cambio. Sei la progenie di un uomo che aveva dedicato la vita alla morte, allo sterminio, alla disinfestazione. Ovviamente ce l'ha con il padre del personaggio. Quale crudele ironia, ti aspetta esattamente lo stesso destino, Buzz. Lascia pure il tuo prezioso titolo a casa quando ci vedremo a TLC. Non ho interesse per i tuoi scialbi ninnoli. L'unica cosa che mi preme è disinfestare il mondo dalla tua presenza. Rispondiamo. Vediamo questo. Non ho intenzione di starmi qui a assorbirmi i tuoi trucchetti psicologici. Accetto la tua sfida solo perché lo voglio. Ok, ci vediamo a TLC. Anche noi ragazzi,
I have no idea, but ok. Vabbè, adesso Bray Wyatt ci sta facendo ci sta proiettando dei vermi nel ring. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Abbiamo visto anche già abbastanza cose al limite del normale. Vi ringrazio per la visione, mi raccomando di lasciare un like, di condividere il video se volete e di commentarlo. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla carriera di WWE 2K19. Ma dopo il promo. Vediamo cosa sta facendo. Tu hai già combattuto contro Bray Wyatt. Speravo che avessi dei consigli da darmi. Brother Buzz, are you broken? I don't think so. If one is not woken, then there is no hope in combating a force. Chi non è stato risvegliato non ha alcuna speranza di scoprire un incontro con il mostro di cui parli. Io stesso, che sono estremamente risvegliato, ho perso più di una battaglia contro di lui nel corso della Grande Guerra. Okay, so how do I become woken? That is like asking how your vessel breathes the air. It must materialize on its own. Ok, noi gli chiediamo come si diventa Woken. Si tratta di una condizione naturale che appare di volontà propria. Certo, esiste una tecnica che richiede una passeggiata per il multiverso, ma tutto questo impeciare e dispensare saggezza mi ha fatto più stanco che mai. Mi ritengo nelle mie elogi. Buona serata, compagno. Buono, non c'è detto niente, ma in ogni caso. E intanto Bray Wyatt ci attacca nello spogliatoio. Ok ragazzi, adesso come vedete qui c'è il match nello spogliatoio. Ci vediamo al prossimo episodio dove vedremo questo match, chiamiamolo match, nello spogliatoio, e vediamo come si svilupperà la nostra situazione.